Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare del finale di un libro, non a livello tecnico, perché molti di voi mi hanno scritto e mi hanno fatto una domanda in realtà che mi fanno in molti, nel senso che molti di voi mi hanno chiesto, Jacopo, non riesco a mettere la parola fine al mio romanzo, nel senso che continuo a leggere, rileggere, correggere nuovamente il libro e non riesco mai a dire basta e inviarlo agli editori. Come posso fare? Come puoi fare? Sinceramente, l'unico modo per mettere la parola fine è dire basta e mettere appunto la parola fine al vostro romanzo, perché dovete capire, dovete sapere che il vostro romanzo non sarà mai perfetto, nel senso, non sarà mai perfetto agli occhi dell'autore, agli occhi vostri, perché continuandolo a leggere, rileggere, troverete sempre qualcosa che non va, un dialogo da sistemare, un qualcosa da scrivere meglio, un sostantivo da cambiare. Quindi è inutile stare lì a fare stesure, correzioni, su correzioni. Certo, la lettura e rilettura del vostro testo possono renderlo meno imperfetto ai vostri occhi, ma non sarà mai perfetto al 100% perché è così. Quindi è importante mettere, una volta letto, no, è riletto, è importante mettere la parola fine al vostro libro. Detto questo, non posso non lasciarvi con un piccolo esercizio, un esercizio un po' particolare. Prendete un libro che amate, un libro che avete letto e che vi è piaciuto tantissimo, e adesso distruggetelo. Attenzione, no? Non vi sto chiedendo di bruciarlo o lanciarlo dalla finestra. No, prendete quel romanzo e cambiatene i dialoghi, cercate di riscriverlo in maniera diversa. Immaginate come se quel romanzo lo aveste scritto voi e lo dovete inviare a un editore, però continuatelo a leggere, rileggerlo e cambiate delle frasi, cambiate dei dialoghi, cambiate dei sostantivi, provatelo a cambiare. Immaginate che siete voi l'autore di quel libro. Provateci, è divertente. Vi lascio con questo simpatico esercizio e mandatemi gli esercizi fatti, potete continuarmi a scrivere e vi lascio, condividete questi video con i vostri amici scrittori e alla prossima!